allontanare le slot machine da centri giovanili e per anziani. Parte da questo obiettivo l'inserimento del distanziometro per l'apertura di nuove sale slot nel Lazio e Trentino, che dovranno essere collocate ad un minimo di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili come scuole, ospedale, centri anziani o chiese. Introdurre delle contingentamenti degli orari, la prima misura, cioè non si può giocare 24 ore, ma gli orari dell'ingresso a scuola 7, 9, dei pasti 12, 14, 19, 21 devono essere liberi da ogni tipo di gioco. I cosiddetti distanziometri entreranno in vigore il 28 agosto prossimo nel Lazio, Trentino e presto anche in Calabria, grazie alle norme regionali per contrastare il gioco d'azzardo. Le regioni si sono attivate in attesa di una regolamentazione complessiva che si aspetta dal 2013. L'altra cosa che si può fare è obbligare ad interrompere il gioco ogni 30 minuti per 5 minuti. I rischi legati all'azzardo a portata di mano sono sotto gli occhi di tutti. Secondo una recente indagine è emerso che un ragazzo su 5, tra i 15 e i 17 anni, frequenta abitualmente le sale da gioco. Un bambino su 4, tra i 7 e i 9 anni, ha già usato almeno una volta i suoi soldi per tentare la fortuna con gratta e vince e lotterie varie.